Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di pesca con la stanza rimbombante. Perché oggi siamo qua? Perché non ho preso il cavalletto? Vabbè. Per girare un tutorial che ci avete chiesto molte volte. Il tutorial di cosa parlerà? Sulla nostra attrezzatura. E dove abbiamo deciso di girare questo tutorial per spoilerarvi un po' le situazioni qui per quello che riguarda ATP e green screen? Sul nuovo studio. Siamo nel nuovo studio. Siamo in quello che c'è per ora del nuovo studio, ragazzi, perché come vedete, aspettate un po', vi facciamo partecipi, c'è qualche prova di pittura, un po', c'è poca illuminazione, un po' di fine alle pareti. Allora, il filo è stato dato tutto tranne una piccola parte, giusto? Sì, tranne questa parte qua, ragazzi. E poi per il resto si parte poi con la pittura. Poi ci sarà lei, dovrà pitturare. Pittureremo, faremo i mobili e quant'altro, però abbiamo utilizzato oggi la stanza per stendere un po' l'attrezzatura e mostrarvi. Allora passo la telecamera a Veronica e vediamo nel dettaglio quali sono le attrezzature di ATP. Allora, prima cosa vediamo questo tavolone, è il nostro paniere, no scherzo, allora, abbiamo due materassini, uno è il nostro materassino, quello che ci ha accompagnato nella maggior parte dei video di quest'anno, il nostro materassino della fino all'IDP on the road 2. Sì, fino a dopo l'IDP on the road 2, il nostro materassino della Caplan che adesso però continuiamo a usare ma solo in fiume, quindi quando andiamo con attrezzature molto leggere non possiamo portare dietro questo. Questo è il bimbone e quindi portiamo dietro questo. Abbiamo un secondo materasso, questo è il bimbone, lo chiamiamo il bimbone perché come vedete è di 3 metri grande, è un materasso di 1,60 m con le sponde, un bellissimo cuscino e sotto traforato per far andare via l'acqua, veramente molto comodo. Per chi pesca spesso le carpe sicuramente è una cosa di cui prima o poi bisogna dotarsi. Scorrendo quella carrellata, che è già venuta a pescare con noi, conosce le borse di DP. Ora non c'è la borsa delle telecamere, invece abbiamo 3 borse, la borsa blu, la borsa rossa e la borsa grigia. La borsa grigia è quella con tutte le telecamere, i microfoni, le magliette di itinerari di pesca, mentre la borsa rossa io la chiamo la borsa gourmet. Allora, vediamo nello rosso fragola. E qui la chiamo rossa, la borsa gourmet, perché da una parte abbiamo i liquidi insaporitori, in questo caso Blood Worm, vaniglia, fragola, un po' di polentina. Poi, nella parte, in questa parte troviamo tutti i pellettati, le boils, i pellet morbidi. Mentre nella parte centrale vengono messi i bigatti quando li andiamo a prendere, il mais e poi vedete i pellettati, i formaggini, tutti gli sfarinati, vedete l'anguillino e le due bacinelle che ci servono per mischiare, diciamo, tutte queste pasture. Questa, diciamo, è una borsa dedicata esclusivamente alle esche. Un posto a parte nella parte frontale, colla. C'è la colla per i bigattini che non mettiamo qua per non farla confondere con le pasture. La borsa blu invece è la borsa un po' alla luce, è la borsa dei mulinelli, anche questa è piuttosto caotica. Da questa parte troviamo il nostro contenitore per l'acqua, ci prendiamo l'acqua dei laghi per fare le pasture o per tenere bagnato il materassino. E qualche busta di plastica che ci serve, ragazzi, importantissimo, potete sempre qualche busta di plastica per portare via la spazzatura. E poi la nostra spugnetta con il cordino per quando le sponde sono troppo alte per arrivarci a mano. Altro lato, le fionde, un po' fionde di tutti i tipi, da pellet, da bigattino, da pastura, e sempre qualche busta che ci può essere utile sempre per portare via la spazzatura. Al centro troviamo la sacca da pesatura, ci serve per pesare le carpe, e poi il caos, babbia che puzza di pesci, e poi il caos più totale dove vedete tutti i nostri mulinelli, dal Daiwa che usiamo spesso Specialist, dal piccolo Katana che utilizziamo per la pesca passata, al Marsal
li utilizziamo sempre per la pesca passata, e poi quelli un po' più conosciuti da tutti quei DP che sono i nostri amici cinesi. Questo è mai usato addirittura, sempre qui fermo, con le quattro frecce, perché al 30 e il 30 non l'abbiamo ancora utilizzato, diciamo come lenza madre. E il nostro amico Spike della Colvice, ormai iper usato, iper sfruttato. Quindi una borsa dedicata, ah, e questo che è un'anteprima, non l'avete mai visto, è in fase di prova, è un Yumoshi, un cinesino pagato 10 euro che dovremo provare la prossima primavera per vedere un attimino come va. E quindi questa è una borsa dedicata esclusivamente ai mulieri. Una volta dentro questa borsa ci andava anche il materassino, ora non c'è più. Chissà come fai. Qua abbiamo le due sacche da fiume. Opla. Con all'interno i Vadez di Veronica, i miei Vadez, il guadinetto da fiume, qualche sacca per i gattini, un barattolo di scatola di 10 anni fa, non so cosa ci faccio qua. Quindi i due Vadez. Facciamo un escurso se andiamo di qua. Questo è uno zaino che vedremo il prossimo anno, quindi non ve lo spoilerò adesso. È lo zaino da spinning. All'interno ci sono tutte le scarpe ufficiali. L'unica cosa che vi faccio vedere, che so che dite che è figo, c'è anche un mulinello dentro. L'unica cosa che tanto so direte che è figo è questo. Preso e mai usato, perché non sono un asso nella pesca al basso. Qua abbiamo, non l'ho volutamente sistemata perché è sempre stata caotica, questa è la cassettina della pesca in fiume quando andiamo a passata. Come vedete ci sono tutti i galleggianti cinesi, rigorosamente il caos più totale. Aspetta. Il caos più totale al suo interno, e Michael ne sa qualcosa, potrà confermare. E comunque niente, questa cassettina viene di volta in volta attrezzata quando andiamo in fiume. Qua ci sono i porta finali, ora prima ne manca un paio. Ok, qui come vedete, magari mettiamoci alla luce, ci vengono fatti i finali. In questo caso sono filo 008, amo del 24. Ci preparo tutti i finali che poi mi porto dietro in pesca. Mentre qua mancano un paio di locchettini. Ok, questa è la il porta rocchetti delle montature. Vedete già le piombature, le spallinate fatte. In questo caso è la lenza da cavetano, filo del 14, galleggiante 0,75. Vediamo un po' se c'è qualcosa di ancora pronto per il barbo, ormai la stagione è finita. Filo del 16, 1 grammo e la spallinata pronta. Quindi quando vado in fiume cerco di avere sempre tutto già pronto. E poi per piantare l'ombrellone e i picchetti, il nostro martello cinese distrutto. Per chi dice che noi spendiamo soldi come l'arena, vedete che anche noi abbiamo cose usate. Questo invece è ciò che piace di più alla Veronica. Quando andiamo in fiume, ma anche a me è stato molto comodo questo spesso in fiume, la seggiolina della Caperland, che quando uno fa la giornata in fiume e vuole mettersi un po' a sedere, non faccio come Michael che si mette sui sassi. È vero, che invece quando andiamo a pescare che abbiamo solo il paniere, ne fa buon uso, penso, vero? Sì, ma abbiamo scoperto una bella cosa quest'estate. Quale? La seggiolina del fiume. Anche? Brava, sì, a Barbanato. Poi, questa invece è la nostra distruttissima sacca porta guadini. Qui abbiamo la nostra nassa, abbiamo il piatto porta esche, cioè la bacinella porta esche del paniere, e poi abbiamo il nostro guadino da pesce bianco e il nostro guadino con testa gommata per le carpe. Come vedete la chiusura lampo è fatta con un cordino più lampo di così, rapido e veloce. Sì, questa la dovremmo ricomprare, ma abbiamo preferito comprare il materassino. Money grab bear. Andando oltre troviamo il fucile da cecchino,
come vedete. No, questo è il nostro Federarm, molto cattivo, pesante, però estremamente robusto e performante. Effettivamente all'inizio lo ritenevo troppo pesante, troppo ignorante, invece ora mi sono ricreduto, è veramente un ottimo Federarm della ditta Milo. Forse è l'unico oggetto che mi sono trovato benissimo. Poi il mitico paniere DDP. Sbottato. Oh? Sbottato. Sì, non ancora. Come l'avete visto nei nostri video, diciamo, lui ci accompagna in tutte le nostre pescate, in tutti i nostri tour, tranne che nel fiume dove è difficile portarlo dietro. Se poi volete vedere un video tutorial su cosa c'è dentro il paniere, chiedetelo qui nella descrizione di questo video, nei commenti di questo video, e faremo qualcosa di più specifico magari sulla cassettina da pesca passata e sul nostro paniere. Altre attrezzature: abbiamo il nostro cilindro degli inglesi, praticamente un cilindro con dentro tutti i galleggianti per la pesca all'inglese, che ci avete visto usare poco quest'anno. Questo l'ho voluto mettere fra gli attrezzi che finale di pesca perché è molto importante. Questo ha fatto molte volte insieme a Michael la differenza in fiume, proprio perché è uno di quei poggiacani che si regolano, si piantano e la canna sta ferma con un punto solo d'appoggio. E in fiume a feeder e a feeder ball è stata veramente molto comodo questo poggiacane. Qua abbiamo il nostro rod pod della Decathlon, della Cathedral, con all'interno anche i mulinelli che utilizziamo per il carp fishing. L'avete già visto montare in molti dei nostri video. Ho voglia. Piano che spacchi tutto. I due manici di guadino, quello rotto da aggiustare della Colmic a innesti. Molto buono finché non siamo stati a gemme. Ah, e poi il nostro originale guadino da 15 euro comprato da Matteo i primi tempi, che comunque regge bene botta. Ha fatto il guadino, ha fatto il porta Qmox, il porta action cam, e è tornato a fare il guadino, lo fa egregiamente. Poi abbiamo due ombrelloni, un ombrellone classico da paniere, un altro ombrellone con una piccola particolarità: giro giro possiamo montarci una sorta di tenda. L'avrete visto, sì, perché come avete il tutorial dovrebbe essere già uscito, no? Lo vedrete montato correttamente insieme questo, e vedrete, ma mi sembra che già alle spiagge si è visto un pochino com'è montato. Questo perché quando c'è vento, quando c'è pioggia, può fare molto comodo. E adesso andiamo a ciò che vi interessa di più, e cioè le canne da pesca, il roster delle canne da pesca di Trinidad di pesca. Abbiamo un bel po'. Vabbè, di succia carico, abbiamo anche altrettanta roba di succia, ma non la utilizziamo mai. Quindi io qua ho messo quella che utilizziamo più spesso. Partiamo dalle due carpe beater, ottime entry level per la pesca del carp fishing, che abbiamo utilizzato più volte e che non ci hanno per ora mai deluso. Andiamo poi su una vecchia bolognese da 6 metri, una Iridium Strong della Mitchell, che è un'ottima 6 metri per pescare le carpe, soprattutto in lago e in fiume un po' meno. Poi abbiamo una Level Dominator da 7 metri della ditta Tubertini, un oggettino veramente di qualità. In più abbiamo anche la 6 metri che però da Matteo deve arrivarci aggiustata. Come roster di canne da pesca per la passata consiglio sempre una 5, una 6 e una 7 metri. Poi abbiamo la nostra cannina Tubertini Xenia Medium 3,90 m, 620 grammi per la pesca all'inglese. Questa l'avete vista mi sembra solo un paio di volte. Poi saltiamo queste un attimo, piccola cannetta da spinning di 20 anni fa, che se volete vedere quando andremo a spinning vedrete anche lei. Poi abbiamo, anche se veramente sta a 50 km, questa Corum CS Series 10 feet feeder 2 piece and mini bat. Non l'abbiamo ancora mai provata e testata, è una piccola canna da feeder da 0,15 grammi, veramente veramente ultra light, la vogliamo provare, stiamo cercando la realtà giusta. Infine le due bimbe di casa EDP, coloro che ci hanno dato tante soddisfazioni, che ci hanno accompagnato praticamente in quasi tutte le pescate, sono le due Link Feeder linea F, la
30-90 grammi e la 90-150. I tre pezzi con tre bettini intercambiabili sono stati i nostri fedeli compagni fino ad oggi e spero che lo siano per molto 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 altro tempo. Adesso arrivo alla telecamera ed eccoci qua. Questo, gira 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 gira, è il nuovo studio, sarà il nuovo studio di DP e di green screen. Queste le nostre attrezzature, ora le conoscete. Detto questo ragazzi, non ci resta che ricordarvi come sempre che se il video vi è piaciuto cliccate mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale e veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/tireradipesca e su tutti gli altri social Instagram, Twitter e Telegram. Detto questo ci salutiamo e vi ricordiamo come sempre il nostro motto che c'è l'inizio.